Per amore e per gusto è il titolo di un libro scritto da straordinarie ragazze, le Lady Chef, cuoche meravigliose che si sono costituite in sodalizio lo scorso anno, il sodalizio delle Lady Chef. Nascono come legate profondamente all'associazione Cuochi di Pescara, ma adesso sono made in Abruzzo, hanno allargato i loro confini. Enza Liberati, coordinatrice delle Lady Chef Abruzzo, bella iniziativa che si è allargata nel giro di un anno da Pescara a tutto il territorio regionale per un grande futuro. Sicuramente, infatti oggi festeggiamo il nostro primo anno e ecco la novità che dal sodalizio Lady Chef Pescara siamo diventati Lady Chef Abruzzo, abbracciando tutte le province dell'Abruzzo. È una bella iniziativa perché in questo anno abbiamo fatto tanti dei progetti nel sociale, tra cui anche la presentazione di un nostro libro Per amore e per gusto, proprio per un centro, per beneficenza per un centro antiviolenza. E a partire da ottobre abbiamo altri progetti appunto da sviluppare con tutte le province in modo proprio da essere presenti sul territorio in tutti i posti, e questo per noi De Gust è stata una della nostra tappa, il nostro primo compleanno che ci fa veramente piacere, e questa sera abbiamo presentato 4 piatti proprio rappresentando tutte e 4 le province. Letizia ed Ivana, la terra sopra e sotto. Sopra cosa? Lo zafferano della Piana di Navelli, lo zafferano DOP dell'Aquila. Io abito a San Pio delle Camere e praticamente noi produciamo solo zafferano DOP, che è buonissimo, profumatissimo, coloratissimo e issimo. A settembre e ottobre due grandi appuntamenti, la festa del solco, vedremo queste cipolle dello zafferano che vengono tirate fuori e poi reimpiantate per l'anno successivo. Grazie Letizia. Ivana, cosa c'è sotto? Ci stanno le patate che vengono dall'altopiano del Fusino, quindi prodotte sia in larga scala e soprattutto vengono anche esportate. Poi parliamo di una nuova patata che è arrivata da poco nelle nostre zone e l'abbiamo proposta nel piatto, che è la patata vitelotte, la patata viola, e quindi che dà quel colore in più, che è come se la patata da sola non bastasse. Antonina e Paola, collina e mare, un bellissimo fagotto e controfagotto messo splendidamente sul piatto. Sì, diciamo che abbiamo realizzato un fagotto di crespella, la vera crespella di una volta, fatta solo di acqua, farina e uova. E abbiamo creato questa crespella con delle verdure rispettando la stagionalità, e quindi abbiamo usato anche del pesce, la rana pescatrice, per rispettare anche Pescara, diciamo, della mia amica Paola. Sì, certo, e oltre questo il fagottino è stato messo su un letto, diciamo, di pomodoro arrostito, cotto, pomodorini cotti al forno e poi frullati e conditi con dell'ottimo olio extravergine d'oliva di Giacomo, sale e pepe. Giovanna e Patrizia, un piatto interessante, baccalà e patate. Il baccalà certo non è abruzzese, ma nella tradizione c'è sempre stato, sì. Diciamo che nelle zone di montagna dove non era presente solitamente il pesce, abbiamo avuto una buona presenza invece del baccalà, che è sempre stato facente parte della tradizione abruzzese. Noi abbiamo appunto rivisitato un piatto della tradizione abruzzese, che è il baccalà con le patate e peperoni, rivedendolo in chiave più moderna, facendo appunto questo baccalà arrostito, le patate schiacciate con dei profumi e la crema di peperone arrosto. Quindi insomma abbiamo cercato di dargli questa chiave moderna per poterlo presentare anche ai giorni nostri, non dovendo per forza utilizzare né le tecniche di cottura di una volta né tantomeno la presentazione di una volta. Infatti tanto è cambiato, innanzitutto i peperoni non vengono più cotti sulla brace ma al forno, e poi la presentazione, la mise en place molto più nouvelle cuisine, però comunque rispettosa delle regole. Il baccalà è fondamentale. Il baccalà è la parte fondamentale di questo piatto,
Abbiamo la fortuna di avere vicino uno dei più grandi importatori di baccalà in Italia. Recentemente hanno fatto un impianto di dissalazione ed ha risolto tantissimi problemi per quello che riguarda l'ammollo del baccalà. E in effetti abbiamo una costanza di prodotto e non abbiamo più il problema che il baccalà capita spesse volte che sia troppo salato oppure non è salato al punto giusto. E per me è stata veramente una svolta nell'ambito della mia cucina. Sonia e Maria, una splendida rivisitazione del cappuccino e cornetto italico più che mai in versione abruzzese. Esatto. E abbiamo pensato di fare questo dolce molto colorato, accattivante, per esaltare proprio il loro d'Abruzzo, che è una delle nostre eccellenze gastronomiche. E abbiamo pensato proprio visivamente a dare l'idea del cappuccino all'italiana, cappuccino e cornetto. Abbiamo costruito questo piatto con una crema inglese allo zafferano semplicissima, con l'aggiunta di una crema di latte semimontata. Una crema di latte molto simile a quella del cappuccino. Sì, quindi con una panna semimontata che richiama appunto la crema del sopra il cappuccino, e infine sopra abbiamo spolverato, richiamando il cioccolato, della polvere di arancia creata appunto essiccando buccia d'arancia. E poi il cornetto finale. Il cornetto vicino finale, certamente fatto con pasta sfoglia e con yogurt, una particolarità, e con dei semi sopra che arricchivano visivamente appunto il cornetto. Thank you.